Volevo continuare la storia con la mitica Madonna Valle, per vedere un po' qui se ci salta fuori questo omino. Stiamo streamiandolo. Bello, arrivi a casa, tac, partitino. Vediamo se va qua o se non va una mazza. Funzia o non funzia? Ah, funzia o non funzia la live? Sì. Funzia, si sente anche bene l'audio, ho messo il microfono a 1000. Allora, dove siamo arrivati qua? Tanto mangio un po' perché c'è fame. Ah sì, stavo costruendo la seconda base qua vicino a questo edificio qui, che dovrebbe essere la scuola, più che altro per andare poi a esplorare la zona nord della città, e cercare di entrare in quel negozio e alimentare lì. Ma ci sono un botto di zombie. Quindi ho iniziato a barricarmi qui e vediamo un po' cos'è che c'è qua. Ma quanta roba, signore! La cartella cosa tiene? 15. Il guinzaglio, non ho ancora capito cosa serve. Nastro adesivo per il signor Lightyear. La sega a due mani. Allora, questo qua lo lasciamo. Lasciamo qui, non ci può lasciare qua cartella, sta roba. Come faccio a portare tutta sta roba? Ah, il tubo di metallo forse, perché non può. I zombie si feriscono? No, secondo me no. Beh, allora, intanto lasciamo giù i vetri. Posiziono oggetto, mettiamo qui in mezzo al bosco lì. Oh, questo ha fatto una vaccata, ho urlato. Adesso se arriverà i zombie che... aspetta, non ti cavallo. Allora, vediamo un po' il volume, vediamolo. Là. Adesso che siamo. Dunque, mangiamo, sono già le 2 di pomeriggio. Dove ho messo l'apriscatola? Ce l'ho con me? Ce l'avevo, dove è finito? Madonna, quanta roba di qua. Allora faccio una volta a casa, non si fa un po' di roba. Allora prendiamo un paio d'assi. Poi andiamo verso casa. Finito anche l'acqua, dai. Eh sì, bottiglia vuota. Questo chi è? Chi è questo smizzo? Stai giù. Là. Quante assi ci sono anche qua? Ehi, bimbo. Vieni qui che ti, se no ti taglio la giugulare subito. Fai il tuo attacco di merda, ecco, vaffanculo. Là! Carta di credito, non ci serve. Andiamo a tagliare per di qui, magari facciamo anche prima. Carico è pesantuccio, abbastanza pesante. No, in teoria tutte queste case qua sono già state esplorate. Qui c'è la stradina, siamo quasi arrivati alla mia main base. Ok.
Oh yeah, un saluto Xero. Hi Xero, how are you? Non so chi sei, quindi scusami, magari sei italiano, ma... Allora... Dunque, dunquino, che cazzo facciamo? Proviamo a creare un altro contenitore. Tanto dovrei avere carpenteria buona, no? Costruisci. Voglio fare anche il pavimento per andare sul tetto e magari lo facciamo qua. Poi vorrei costruire... No, non la porta, voglio continuare a casso. Chiodi, 3, carpenteria, ok. Che tenerle fuori non mi piace tanto. Tanto forse dopo le puoi spostare. Però per sicurezza prendiamo un paio d'asse. Poi lo facciamo in casa, che è meglio farlo in casa. Allora, questi qua stanno, sta un cazzo. Forse uno sì, due no di sicuro. Allora, il peso è esagerato, sì. Sbassano un po'. Questa è la stanza giusta per fare sto lavoro, secondo me, lascio. E ci lasciamo giù anche questo, lascio. Sì. Allora, io sono tipo il giorno 40. Questo personaggio vivo da 15 giorni, però ne ho già giocati tanti qua, eh. Sarò sì sulla quarantina, cinquantina di giorni. E, la casa è un piano e ho iniziato a circondarla con i muri. L'ho anche un po' barricata. Il generatore c'è ed è qua fuori davanti. Quindi posso aggiustarlo, posso metterci la benzina lì per farlo andare. Qui a West Point dovrebbe esserci anche il benzinaio, però è dall'altra parte della città. Allora, adesso vediamo di fare un po' di ordine. Qui c'è un casino, madonna, se no. Dunque, i libri. Lavorazione metalli del 2. Ce l'ho di qua? Come no? Però. Ce l'avevo. Non ho il volume 1. Palle. Sartoria. Rivista. Elettrica, qua non l'ho già letto. Va bene. Poi. Prima o poi vorrei anche cominciare ad usare la torcia al propano, ma non mi ricordo, avevo messo le bombole, le bombole del gas. Devo trovarle. Poi, allora, i materiali, questi qua. Questo è vuoto, ci mettiamo dentro le strisce di jeans, scarpi, legno, magari il nastro adesivo no. Poi. Stracci, mettiamoli qua. Allora,
kit da cucina. Vediamo se qua ho spazio. Kit da cucito, pronto soccorso, cerotti. Ok. Forbici ce l'ho qua, sì. Ok, quindi inutile averne due, lasciamola giù questa. Filo, metti giù. La torcia al propano mi interessa molto perché voglio cominciare a lavorare qualche metallo, però adesso è presto. Lasciamolo qui con la maschera da saldatore. Poi, la fune, che è una roba tecnica la fune. Dove la mettiamo? Un nastro adesivo mettilo qua. Cacciaviti li mettiamo qua e ne prendiamo solo uno. Ci sono 5 tipo, perché me ne faccio 5. Poi, la mappa. Questa qui è una mappa particolare, mettiamola qua in mezzo alle altre mappe che ho e alcuni libri, che c'ho anche qui dei libri, che lo di Lebar da Partot, lo di Lebar da Partot. Poi, la gomma, sì, va bene, sempre qua. Qui ci si trova per scrivere, metti qua. Poi, la fune penso che sia nel locale tecnico di qua. Allora, vediamo un po' che ci sono un botto di robe. Sì, infatti la fune qua. Cazzo, sono pienissimo qua. Allora. Ripara, questa non deve essere male, solo che il mio personaggio non è tanto forte con quell'attrezzatura. Coltello da caccia qui ci sta. No, le armi sono qua. No, scusami, qua. Coltello, chiavi inglesi, cacciaviti, gadget, barre di metallo. Allora, la mazza chiudata me la sto prendendo su con me, sarebbe di riserva perché c'ho il tubo. Figa, il tubo l'ha spatto. Secondo me non si può neanche riparare quello. Qui cosa c'è? Qui la tanica è piena, ne ho diverse piene di taniche, quindi siamo a posto per il mio. Che cazzo c'è qua? Ah, è l'ombrello, sì. Ok. Diciamo che per il momento usciamo e torniamo nella zona di guerra, ma prima è meglio mangiare e bere. Accendiamo il generatore. Allora, infogeneratore, condizione 50, 56 benzina. Ok, accendiamo. Sono già le 7 però, eh. Non ha ancora sonno il mio. La Madonna. Allora, mangiamo qualcosa, vediamo un po' che cazzo c'è qua. Allora. Piselli! Piselli in scatola! Bene, bene, facciamo riso e piselli, si può fare? Boh. Ma un bel riso e piselli! Piselli, 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 piselli. O facciamo rino. Piselli e spaghetti, vai, vai. Sì. Bene. Vai. Spaghetti di piselli con la pasta del pomodoro. Vediamo un po' di. Mi c'è scritto aggiungi carne casuale ma ti dai gli spaghetti. Vale. Con la salsa piccante, vai, 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 vai. Boh, basta. Tacca il macchinone, tacca il macchinone. Vai. Accendiamolo. Metti dentro lo gnam gnam. Quanto è? 39, cazzo. Perché più condimenti ci sono, più. Sì, ho smontato diverse batterie, ma non ho ancora imparato
a usarle più che altro, cioè ho diverse batterie qua per terra, ma non so cosa farmene per il momento. Non so se sono da mettere per forza nelle auto o posso usarle anche per illuminare casa in un qualche modo. Questo non lo so, devo ancora vedere. Si impara tutti i giorni qualcosa. Cerco di leggere meno e di curiosare il meno possibile su internet, anche perché così è più divertente giocarlo, insomma, scopri le cose pian pianino. Allora, intanto che lì si sta facendo il cibo, che è messo, no, è quasi pronto, allora acceleriamo e vaffanculo, ecco. Mangia. Ma non è che ho della... no. Andiamo a riempire una bottiglia d'acqua. Boh. È sazio, quindi. Andiamo qua l'acqua, quanta acqua c'è qua? Nei custodi. È piena. Allora, riempi bottiglia d'acqua. No, questa no. Riempiamo quella vuota. Boh. Adesso gli diamo un colpettino al microonde. Vai, vai, va come scatta, così cresce la corsa. Allora, qui spegniamo, altrimenti si cioppa sul tetto. Boh. Appizziamolo. Ma non ho mangiato tutto. Dobby, hai fame? Lo sai? Lo stai facendo? C'ho il gatto che sta smontando tipo... Sta smontando il lavello. Dobby, vieni fuori dal lavello! Brutto gattaccio. Hai sete, vengo a darti da bere, sì. Io anche i carochini, fai bravo. Bravo Dodone, che lui là che se la beve e se la canta da solo. Boh, allora, è ancora contaminata sta cazzo di acqua. Marò. Poi c'ho tutte le mie borsine per lo schifo, ci metto dentro lo schifo. Mi ero dimenticato, l'ho spento dopo. Vabbè, allora, qui è a posto, sì. Boh. Quindi prendiamola. E così ci abbiamo l'acqua. Due, boh. Questo. Allora, uno e due, li rimettiamo a posto. Fanno peso e basta, se no. Poi i barattoli vuoti li mettiamo qua. E adesso si torna al fronte. Porta sempre meglio chiuderla, perché sennò poi direi che usciamo direttamente dalla finestra, ce ne sbattiamo il cazzo. E questo che è a 55 lo spegniamo. Boh, figa, che bella sono, puttana, pericolosa. Niente, allora vado direttamente nel rifugio nuovo e cerco di dormire là. Ok,
La corsa non sembra, ma pian pianino sta salendo. 33, vedi che si allena. Aumenta la resistenza del personaggio, non male. Anche cucinare sta salendo. È finito di bere le donne. Quello chi cazzo è? Non voglio stranieri nella mia terra. Vieni qua, procetto. Questa è la zona contaminata di Fallout. Allora, già sudato come un cagnaccio. Allora, casa mia è qua, cazzo, sono andato oltre. Va bene. Prima ho urlato, vuoi vedere che è arrivato qualche zombie qui? Prometti? Andiamo con cautela perché... Allora, è ora di andare a letto, però quasi quasi prima costruiamo, se ci riesco, un contenitore per l'acqua qua. Viti ce ne sono qua in giro, io ne ho due, tipo, guarda qua per terra, qua per terra ce ne sono. Allora, prendi tutto, prendi tutto. Ce ne sono delle altre qua in giro, o meglio. Allora, Dobby, vuoi uscire? Vai! E tu parla di casa. Ehi. Allora, prendiamo uno, prendiamo l'altro e si va. No. Online no, ho giocato in LAN party con mio fratello, ma usavo un altro computer. Ti è mancato un pelo, cazzo, un pelo. La puttana, sono lì che mangio tranquillo. Pam! Si sbuca fuori un pifrocioni. Che pelo, signore, che pelo. Non è che ne arriva un altro, eh. Si può neanche lavorare in pace per colpa di sti negri. È andata bene, va. Boh. Allora. Teoria dovrei riuscire a costruirlo. Teoria. Cazzo è? Eccolo qua. Beh, magari lontano dai morti qui. No, qui facciamo. Qui mettiamo il barretto. Anzi, no, sono troppo intelligente. Andiamoli qua, uno qua. E dopo ne faccio un altro lì, così blocco la strada. Se provano a inseguirmi magari non riescono. No. Forse riesco a bloccare la strada degli zombie, mettendone un altro anche là. Dovrebbe essere una mossa intelligente. Allora, se ne voglio fare un altro... servono per forza chiodi. Sì, ok, niente.
Già, ci ho pensato un bel infarto prima. Vabbè, è così, dai. Il bello del gioco è questo. Cazzo, sono già le 11, tutta la vacca. Ah no, dobbiamo andare a letto questo, no. Certo, allora, qui. Blocca la porta. Boom. Vabbè, lasciamo così per adesso. Ok, è ufficialmente molto stanco, quindi è meglio andare a letto. Aspetta che qui magari c'è una sorpresina in camera da letto, eh. Ok. Vai. Dormiamolo. Non ha dormito tanto però, 7 ore non sono tanto. Beh, però tanto mi sa che sto personaggio è da 1 milione, quindi invece che... quanti di pelle? Giacca come però? Giacca normale, cioè. Mi sa che se trovo l'ago, che cazzo c'è un fucile a pompa qua, una doppia canna con 12 colpi, minchia. Sì, ma non mi interessa l'arma, quel tipo di arma, tanto. Allora, rimuovi le tende. Boh. Qui c'è un po' d'acqua, sì, riempi la bottiglia. Mettiamo le tende che qua va. Almeno dalla porta. No, mettiamo le tende. Allora, questo invece lo teniamo per uscire, ovviamente. Giornatina. Giornatina dove si vede tutto bene proprio, eh. Allora, lì c'è il parco i giochi, sì. Allora, vediamo se si può entrare in macchina. C'è qualcosa in giro. Allora, salviette con arco, prendiamo. Spago, prendiamo. Fiammiferi, prendiamo. Elastico, non ho idea di che cazzo serva. Sigarette, io non fumo. Nessun problema. La macchina è messa bene, c'è pure, no, carburante zero. È messa molto bene la macchina. Potrei trovare il modo di avviarla magari, non so. Sembra chiave. Vediamo dietro cosa c'è. Si vede un cazzo tutto. Sacchetto di carta. Cravatta di spiffo, che è quel personaggino lì, credo. Cioè che è l'eroe del gioco. Merda. Figa, ci sono 20 zombie lì, no. 9 o 10 zombie, ma vaffanculo. Allora, lì nella scuola ci ho già fatto un bel giretto e mamma mia, ce n'è di merda in giro, eh. Potremmo cercare di sfruttare l'ombra per andare lì nel negozio, però figa, ci sono anche lì 8-9 zombie, non lo so. Allora, vediamo questo come ha messo invece. Le macchine sono ancora scarse, non riesco a fare partire. Più un po' di benzina c'è però, eh.
non è messa molto bene la batteria, ma... Boh, se... Faccio tutto, è meglio prenderlo perché lo puoi usare anche per accendere i fuochi, tanto non tiene un cazzo. Allora, lì ce n'è uno solo. Sì. Allora, quello lì lo facciamo fuori. Andiamo ad andargli dietro più stealth possibile. Che è la cosa mia, che è il mongoloide. No, ci sono ancora. Andiamo sempre, mai combattere con troppi zombie, sennò... Ah, qui ci sono i bidoni, secondo me li avevo già passati in un'altra partita, sti bidoni qua, praticamente c'è un cazzo. No. Rimuovi i vetri rotti. Secondo me vengono a vedere perché sono proprio lì dietro, hanno sentito rumore. No, sembra di no. Eccolo lì che uno è arrivato là. Sapevo che sentivano sti bastardi. Eccomi! Là. Boh. Adesso proviamo a entrare e a tenere sta cazzo di porta aperta. Sarà tutto marcio ormai. Ok, la porta. Vieni, vieni, principessa. Col cappellino. Boh. Borsa, porta 15. Canotto, questo che c'è. Allora, qua è tutto marcio, ovviamente. Qua? Ottimo. Questa è roba che non scade, teoria. Bottiglie d'acqua, ottimo. Che cos'è che è? Ingredientistica, quindi prendi uno. Prendi uno, il burro. Prendi il burro. Prendi tutto sta roba qua. Tutta roba che non scade. Vai. Piselli, pasta, maccheroni, fagioli. Vai, tutta roba che non scade. C'è anche assaggio, ce la prendiamo per qua. Sacco della spazzatura, vai. Benissimo. Intanto mi sa che così posso fare il secondo bidone dell'acqua. Maccheroni al formaggio, riso. Bene. Sacco di pesche, questo qua, facciamo, lo svuotiamo e poi magari lo usiamo. Prendere tutto, tutto il cibo in scatola, tutto. Però, facciamo così. Mangiamo qualcosa, così dovrebbe avere più capienza e il carico estremamente pesante magari ci uccide un po' meno. Ecco, infatti è molto pesante. Barrette di cereali, anche questa la mangiamo. Boh. Prendi tutto, sponsetto. Che cazzo c'è? Farina, olio, tua nonna. Guarda quante belle caramelline. Boh. Bene, abbiamo svaligiato di cibo il negozio.
Sì e no, l'omino riesce a muoversi, tanto per dire quanta roba abbiamo preso. E va bene così. D'altronde noi dobbiamo campare, no? Adesso scappiamo a casa, lasciamo giù tutto nella riserva della nuova base. Fa fatica a camminare, figa, sì. Rischio danni alla schiena, eh sì. È pericoloso quello che sto facendo. Già sudato come un porco. Allora, va piano, va piano. Minchia, 30.000 punti per far salire la forza, madonna. Tieni botta, aia, 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 aia. Sono a West Point. Allora. Inizia a svuotarti, smetto, prima che ti spezzi la schiena. Cazzo ci fai qua? Madonna che pelo, qui ci è andata bene. Ci è andata veramente bene qua. Ho rischiato di essere morso da sto coglione qui, sbucato fuori dal nulla. Non so dove cazzo mi ha visto. Allora. Dai, il bastoncino di zucchero te lo sei meritato, quindi mangia. Un bastoncino di zucchero, non di più. E addirittura 20, ma no? Poi, altro cibo. Beh, sta roba qua, cioè, praticamente possiamo metterla giù tutta. Adesso sbroglio manca magari, sì. Vai 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 più veloce che fai, vai 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 vai. Boh. Ok, ok. Piselli! Ok, boh. Allora, prendiamo la mazza chiodata, prendi. La padella la prendiamo perché qua non la voglio, neanche le parti elettroniche. Neanche il martello, neanche il sacco di merda. Dopo. Allora, sta roba qua. Oh, c'è il casco da pompiere anche qua. Sarebbe meglio metterlo là, prima che mi mordano. Allora. Mm-hmm.
Allora, che pavimento in legno. Siamo in chiodi, però non ne ho i chiodi. Smonta su tutto, che no, dai, fa il bravo, gli sembra, vai. Allora, ci sono dei chiodi qui, ottimo. Adesso che monta stanza i chiodi, due, e basta. Smonta tutto, vai. Oh, qui ci sono dei chiodi. Luigi cassetto, Luigi asse chiodata. Brandy. Allora, sta roba che è l'altra che è in giro. Poi. Prendi quest'asse. Qui là fuori dovrei averne due, quindi secondo me. Ma il buon vecchio canovaccio, dove cazzo l'ho lasciato? Questo metti qua. Allora, qui costruisci mobile. Cosa cazzo manca? Ah, due sacchi di spazzatura che ci ho qua. Qui ce lo adesso, no? No! Qui! No! Da cazzo è? Yeah. Non importa, li troverò. Vabbè. Vabbè, niente, faremo. Allora, cerco degli che fa macchina. Qui ci lasciamo il buon vecchio sacco, il buon vecchio asse, questa roba qua. Padella, io non la voglio vedere. Asciughiamoci col canovaccio, se no che è già per la malattia. Boh, mettiamola giù. Tre bottiglie d'acqua non tante, butta via 2 giorni. Non puoi fermare sto processo? No, lo stai così, e faccio così questa qua. Ah, ok, così posso solo una, ok. Vabbè, l'altra finita qua. Boh. Allora, questo qua voglio buttarlo. Lascialo qua, dopo non lo vedo. Boh, tu, spostati da qua. Mettilo giù. Allora, posiziona oggetto. Mettilo qua. Boh. Boh, adesso voglio potenziare un po' l'altra abilità, quella della ricerca. Mi sembra molto interessante.
qui ci sono altri secchi dell'acqua, che dopo abbiamo bisogno. È possibile che non c'è un cazzo qua? No, non è possibile. Ecco qua, cosa abbiamo trovato? Un lombrico! Un bruco, vai. Non è tanto per quello che trovo, ma è per i punti. Voglio diventare più bravo a cercare la roba e aumentare la ricerca del cibo, che caso di emergenza va sempre bene. L'arte di arrangiarsi. Smizzo qua di fianco. Altro smizzo di lì. Prego ragazzi, venite. Tre smizzi. Ci vuole 2 mesi per tirare fuori la mazza, madonna. E in effetti è solo uno. Sembra quella di Resident Evil, comunque la prova di salire a... Cazzo, Jill Valentine, così, guarda, con berrettino mimetico. Che berrettino. Non è finito il terzo, è finito, non è l'altra. Ne ho ammazzati due. Vai a fare in culo, che spoiling. No. Ok. Rifagli la faccia sti fuochi. Boh. Ah, questa è logora. Però mi può servire. Prendila, perché devo ripararne una di giacche di pelle, che sono molto forti. Potrebbe servirmi. Anche perché io ho le forbici, quindi in teoria posso fare, no? Delle strisce di sta roba qua, sì. Oh, serve dell'attrezzatura particolare per fare le strisce di pelle. No, perché è già rotta. No, niente, non me ne faccio un cazzo. Allora apriti, dai, su, apriti, non mi rompere il cazzo. Allora, i nuovi vetri. Vediamo se sbuca fuori qualche stronzo. Apriamo. Allora. Bene, roba per fare lavorazioni metalliche. Intanto il tubo lo prendo sicuro, che è un'arma praticamente. Anche questo lo prendiamo. Mettiamo tutto dietro.
La lamiera è utilissima. Boh. Vediamo qui in casa se c'è qualche simpaticone. No? Ecco, questo non è un bel segnale. Cos'è che c'è qua? Vernice marrone. Usata per dipingere mura struccata. Incredibile. È vero che si può pitturare. Oh, non sei veloce a venire qui, amico. Non ci provare un pezzo di merda. Oddio, quanto l'ho mancato. Allora, è finito sto antifurto del cazzo, rompi coglioni. C'è qualche simpaticone, ma non lo chiamo magari. Se ruota, pentola. Piselli! Ma quanto cibo che c'è qua, ragazzi. Madonna. Bottiglie d'acqua, peperoncino, vabbè. Ma poi faccio la cacca. Eccolo qua, simpaticone. Due simpaticoni. Tre simpaticoni. Quattro, cinque, sei, sette. Antifurto rompe il cazzo bene. 8, 9, 10, 11. Puttana vacca, sto antifurto del cazzo. Allora, ed è anche assonnato qua lo smizzo. Ah. Qui la cosa migliore da fare è allontanarsi di casa. Guarda quanta gente che ha richiamato sto cazzo di antifurto a 2 km di distanza. Era una bella casa infatti, eh. Ok, le cose non si stanno mettendo molto bene, suggerisco di ritirarci. Allora, riponi. Ma guarda quanta gente che sta uscendo per colpa di quel cazzo di antifurto. Non ammazzate di gente di zampa. Da 200 zombie sono uccisi sto cazzo d'omino. Vediamo. 186 zombie. Vediamo se vi stancate prima voi di me o io di voi. Speriamo che non ce ne siano qua. Guarda che stanno venendo, hanno sentito anche da qua. Incredibile. Ah, questi devo farli fuori. Bazzica non è la mia base principale. Devo farli fuori per forza. Peggio che spara dei colpi di pistola. Vediamo quando si calmano, perché loro se entrano e vanno. Dopo respawnano anche agli zombie comunque. Ma io vado a dire. Ok, io direi che adesso facciamo pisolare qua l'omino, mangiamo magari, poi si riposa qua il mezzo. Come
comunque non sono di piantine, crescono proprio, eh. Passano le settimane, i mesi, si vede proprio. Ok, questo è il bosco, questo è qui. Cosa, ho disboscato mezzo bosco qua, qui c'era pieno di piante tagliate. Ok, qui la porta è chiusa ed è un buon segnale. Dunque, vediamo un po' cosa ci abbiamo da mettere via. Il bruco crudo. Lo metto in frigorifero, cazzo, speriamo che faccia una colonia. Poi, un sacco di sfaldature lo riporterò di là quando mi sarò ripreso la zona. La bottiglia d'acqua, va bene, quella vuota la mettiamo in frigo. Quella vuota la mettiamo qua, poi dopo la riempirò di nuovo. E questo sacco qua magari lo teniamo qua a casa. Domani potrei metterci dentro, che cazzo ne so, della terra. Vorrei iniziare a coltivare, ma non ho ancora trovato la vanghetta, che dovrebbe essere quello che serve. Se ci fossero stati degli zombie ormai sarebbero già andati, credo, no? Qui è molto stanco perché ha dormito solo 7 ore stanotte, tutto il giorno che è in giro, quindi sì, ci sta. Non so se barricarla questa finestra prima di dormire. Tecnicamente è una cosa intelligente da fare, facciamola. Così se c'è qualche stronzo che comincia a battere ci vuole un po' prima che entri. Magari qui la Brenda si addormenta. Posso anche cucinare all'aperto, mal che vada. Vabbè. Mangiamo, ma sì, mangiamo un po' di ceci secchi. Dovremmo essere molto sostanziosi. I legumi in generale sono molto sostanziosi. Boh, infatti è pieno. Possiamo andare a letto. Si è anche già asciugato l'omino. Boh. Aspetta, aspetta, c'è la sua che... Boh. Buonanotte, Gronk. Buonanotte, Itma. Non ho messo la sveglia, secondo me si sveglierà domattina. Comunque alle 8:30 l'ho già letto. Vediamo. Ah, però, un dormiglione, cazzo. Era veramente esausto. Ecco, depresso non va bene. Però non so bene come fare a curarlo sto qua. Volevo leggere una qualche rivista, qualche cazzata per arreglarlo un po', poverino. Vai, leggi un po' qua. Anzi, tu ne siedi per terra, va. Boh. Leggi un po', sfuggi da questa realtà. Non è salito un cazzo. Boh. Pariamo sta mazza chiodata perché la uso spesso. Cosa serve? Lo scotch, no? Ma avevo dello scotch in giro. Aspetta, vediamo se lo trovo qua. Nastro adesivo, qualcosa del genere. Allora, qui non c'è un cazzo. No. No, forse qui. No, eccolo qua. Due altri devi fare, due. No, c'ho un cazzo. Prendi la colla.
Eccolo qua. Scatola di cartucce del fucile che puoi svuotare giustamente perché così puoi usare la polvere da sparo. Boh. Mettici un chiodo. Mettici un altro chiodo. Non sono un gran manutentore però, vediamo il mio omino qua come ha messo. Abilità. Manutenzione, beh un po' sta salendo, però un po'. Vabbè. Bene, direi che per oggi ci fermiamo qua.